Da quando ho 11 anni bazzico nel mondo della recitazione e da un annetto in quello della sceneggiatura. Quest'anno fondo le due cose. Facile a dirsi, poco a farsi. Da ogni proposta usciva fuori un motivo per scartarla, fino a quando... Dice sta canzone che non si capisce niente, ma poi ci parlo pure sopra. Allora, questa cantata tipo lirica forse funziona, ma recitata non funziona manco per scherzo. L'intro deve essere cambiata. E come cazzo la cambio? Non lo so. Io toglierei tutto questo pezzo e lascerei solo, voi non ci credete che le stelle possono salire, vero? Così intanto ho scritto lasciate la scu non so manco che cazzo ho scritto, vabbè. Allora, siamo tutti d'accordo che sta cosa del libro a teatro non si può fare. Quindi, come facciamo? Ho un'idea di come si potrebbe sistemare. Un falegname! Io scrivo falegname! Cautela! Mi piace cautela! Mi sono resa conto di una cosa. Fare il narratore e il protagonista della scena a teatro è impossibile. Quindi, torniamo indietro. Ah! Quella, non so scrivere, la sera, e mo cambio tutto al presente. Io ho finito il monologhetto, perché di questo si parla, perché parla da solo, di Geppetto, e sembra un po' un povero pazzo, parliamone, cioè, almeno nel cartone parlava col gatto, qui parla col burattino, non che parlare col gatto sia meglio, ma, cioè, e niente, siamo arrivati a Arrivo della Fata. Speriamo che non siano tutti monologhi se inizio, se no è una rottura di coglioni assurda. When you get in trouble and you don't know that problem, give a little whistle, give a little whistle. When you meet temptation and the energy smell is shown. Questa è la versione family friendly di quello di prima. Io tutta felice, copio e incollo il testo, vado a sentire la canzone, il testo è diverso. Cioè, ma mi volete male? Mi devo scrivere parola per parola tutto il fottuto testo? E facciamolo. Io sono una persona che ama le canzoni Disney, non le toccherebbe mai, e anche sta canzone ce l'ha in mente. Ma davvero servivano questi 50 secondi di instrumental? Io li taglio. Faccio parlare di diretto Pinocchio e faccio chiudere la canzone. Ma secondo voi la pistola è eccessiva? No, perché noi vogliamo lasciare un po' di cose come l'originale, che è un po' creepy. Quindi non so, forse la pistola è il minimo. Io ce la metto, poi se me la bocciano è... Questa evidenziata è una delle tante battute che toglierò, perché sono delle mie aggiunte. Però mi piacciono troppo, cioè se non fosse una cosa fatta per fare, ma fosse un mio libro, io una cosa del genere gliela farei dire. Ho impresso giusto qualche mezzo fa, vuoi vedere? È troppo
troppo simpatica una cosa simile. Fa ridere solo me. Però vabbè. Ti tarpano le ali. Uè, uè, uè. Cheat, una che non dorme da ieri. Chiusura del sipario. Tutto fantastico. Ma qui Geppetto al pigiama. E qui Geppetto non al pigiama. Devo inventarmi un intramezzo. E so già che dovrò far parlare lui. Cosa vuol dire questa battuta? O modificarla. Mi sto ispirando al musical. Non prenderò pezzi del musical, ma mi ispirerò. Questo me lo devo approvare perché non è totalmente finito nel mio sacco, perché è ispirato appunto al musical. Però, cioè, è inventato da me. Quindi me lo dovranno approvare. Ma sto attingendo a questo, che me lo voglio guardare poi, cioè, senza prendere pezzi a caso e fermarlo ogni 3 secondi, perché sembra davvero figo. Raga, sono le 11. Io non dormo da ieri, quindi direi che è il momento di dormire. Mettiamo una pausa, ci siamo fermati proprio a Garten Walker. Dopo il grillo parlante penso ai miei personaggi preferiti. Ma sono proprio morta, cioè. Continuo domani. A conti fatti ho scritto il primo atto. Sarebbe un traguardo se non avessi la scadenza tra meno di una settimana. Quando uscirà questo video in realtà avrò già consegnato il copione completo, si spera, ma vi lascio immaginare il resto e vi riassumo come sono arrivata a questo resto. Pianto, voglia di mollare tutto e darmi all'Ippica, altro pianto, poi illuminazione e scrivi, 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 scrivi! Ricordate sempre che i mucchi carnivori vi osservano sempre, anche mentre esultate davanti al raggiungimento del sì unanime. Ciao!